C'era una volta un burattino, un re, un pezzo di legno. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta Robocchio, non era un pezzo di legno e neanche un ragazzino o una ragazzina. Era semplicemente Robocchio, che è un po' una via di mezzo tra un robot, uno scarabocchio e, certo, un Pinocchio. Anzi, una Pinocchia. Il fatto è che nessuno riusciva bene a definirlo. Perché aveva qualcosa di molto, molto strano. Ho sentito parlare di quell'imbranata. Non mi sembra molto sveglia, anzi, mi sembra un po' sulle nuvole. Lo considero praticamente inutile, dato che è talmente rimbambita che manco riusciamo a truffarla. Nemmeno ci ascolta, vero, Volpe? Eh? Scusa, non ti stavo ascoltando, gatto. Dicevi? Dicevo di Robocchia. L'altro giorno, per esempio, gli ho provato a parlare del campo dei miracoli, ma non ha funzionato. Dovremmo trovare qualcosa che gli interessi, cercare di far leva sui suoi desideri. Ci sarà qualcosa che gli interessa, no? Certo, ma non le interessa il denaro. Comunque, stavo pensando che dovremmo cercare di far qualcosa per lui. O meglio, per noi, diciamo. Cioè, non dico di bullizzarlo, però di forgiarlo, perché la vita prima o poi gli getterà addosso quello che si merita. E una volta finito il limbo della gioventù, lo sentivo dire da un tizio, forse era mio zio. Andiamo bene. Ciao, mi chiamo Grillo di Grillis. Sono famoso per aver vinto molte gare di logica. Mi riconoscete? Sono conosciuto anche come Grillopedia, mister soprattutto io. D'altronde so davvero tutto. È genetica, anche il Nutrisavolo sapeva tutto. Si chiamava Grillo Grilli, ma arriviamo al punto. Robocchia è un po' svitata, ma secondo me bisogna cercare la sua vera anima. Con l'aiuto di tutti, tornerà ad essere una ragazza normale. Ma dobbiamo definire il concetto di normale. Cerchiamo sul dizionario. No, perché bisogna essere precisi nelle definizioni. Io sono preciso, anzi puntiglioso, come un ago sotto al piede. Vorrei davvero aiutare Robocchia. Da mai giudicare il libro dalla copertina. Dunque, vediamo cosa si nasconde tra le sue pagine. Il resto sono solo pregiudizi. Uffa, a me non me ne importa niente di Robocchia. Voglio tornare al paese dei balocchi. Anzi, se vuole, ci può tornare con me. Deve imparare a divertirsi. Ti occorrere, far capriole, mangiare patatine e caramelle. E giocare ai videogiochi e far scherzi. Questo è il paese dei balocchi. E sì, lo so. Ho sentito parlare di alcuni che si sono risvegliate al mattino con le orecchie d'asino. Ma questa è una fiaba e io non ci credo alle fiabe e nemmeno alla scuola. E per chi non mi conoscesse, io sono Lucignolo. Avevo scritto un testo, ma l'ho lasciato a casa. Perciò se ora posso andare, tornare a divertirmi. Ciao. Io decido. Io do chance. Io sono giusta, io sono buona, ma posso essere cattiva. Io ascolto, io so guardare, io so fare magie. Io sono una fata. Su Robocchio non esprimo opinioni. È brava, intelligente, ma non si applica. Parli con lui, stai parlando con lui, deve essere più credibile, deve alzare la voce, sei arrabbiata, parli con lui, ok? Dov'è Robocchio? Boh. Cosa macina nella sua testa?
Cosa c'è scritto sul suo foglio di istruzioni? Non si legge. Un giorno mi ha detto che viene da un posto molto lontano, ma non si sa bene da dove sia spuntato. Non capisco se è un bravo attore o se è così nella realtà. Ciao, mi chiamo... aspetta, mi chiamo... ah, sì, Verbocchio, ma non l'ho deciso io. Sono stati loro a chiamarmi così. Loro, io non li conosco. Sono qui da poco. Prima vivevo non so dove. A parte il fatto che lui era un burattino e che era stato criato da un falegname, un certo Geppetto, che cosa ho in comune io con lui? Ma io non ho ancora capito che cosa devo imparare. Cosa devo imparare? Lucignolo dice che devo imparare a divertirmi. Il gatto e la volpe dicono che devo imparare a coltivare i desideri. Il grillo mi dice solo quello che non devo imparare. La fatina cerca di farmi fare la parte come dice lei. Ha già licenziato diversi attori. Ma cosa ci fai lì? Ma io voglio restare in questa storia. Non me ne vado. Questo copione non mi piace e poi tutti vogliono farmi provare cose come il coraggio, la paura, la gioia e tutte quelle che loro chiamano emozioni. Però anch'io ho una cosa da insegnare e un giorno ho trovato il coraggio, messo da parte la paura e con gioia l'ho gridato. L'ho gridato a tutti. No, non lo sa. Dillo. Dillo. Ma non lo sai. Dillo. Vedi che non esiste. Se non lo vuoi dire vuol dire che non esiste. Sprints. Eh? Sprints. E che cos'è? E che cos'è? Ma tu sai cosa ha detto? Io no. Tu? Nemmeno. Beh, però. Però? Però è una parola bellissima, anche se non ha senso. È vero, non è male. Me la segno. Mica male sto sbrizz. Se lo dico mi sento meglio. Sbrizz. Me la segno. Questa storia non ha senso, chiudiamola qui. E come, come la chiudiamo? Chiudiamo? Già, come la chiudiamo? E vissero tutti felici e contenti.